Grand Hotel Rimini ha ospitato ancora una volta il Richmond Logistic Forum. 3 giorni di incontri e conferenze con esperti del settore alla scoperta delle ultime sfide e tendenze della logistica. Una preziosa occasione di incontro e di confronto tra operatori logistici e fornitori di soluzioni per il comparto. Anche The Map Report ha partecipato per capire quale futuro aspetta il settore, tra le più avanzate tecnologie di tracciamento della merce, la digitalizzazione dei flussi e molto altro. Siamo a Richmond Forum per cercare idee, soluzioni, innovazione, ovviamente tutto legato anche alla sostenibilità ambientale. A Richmond Forum sono venuto alla ricerca di nuovi spunti, di supporti, di nuovi collaboratori, fornitori. Credo che l'obiettivo sia anche stato centrato. In ambito di sostenibilità siamo ancora agli inizi, come poi penso tante aziende. Ci stiamo occupando di provare a misurare la CO2 emission, stiamo compensando l'emissione che creiamo con ogni singolo ordine e tentando di ridurre le emissioni che produciamo. Quello che noi possiamo fare è sicuramente la riduzione degli imballi, la riduzione delle plastiche e un impegno anche per quanto riguarda i trasporti, soprattutto per l'ultimo miglio che è diciamo, l'impegno più importante per la nostra azienda. Ovviamente la parte legata all'energia rinnovabile con impianti a pannelli solari e sono tutte attività che sempre di più stanno coinvolgendo il management dell'azienda. Per l'ecosostenibilità il gruppo Körber ha già previsto un budget, è in fase di realizzazione il completamento della copertura di tutti gli edifici dei nostri stabilimenti con i pannelli fotovoltaici. È già prevista il completamento delle sostituzioni delle auto aziendali portandole tutte a elettriche. Si cerca di diffondere una policy sostenibile per quanto riguarda le stampe dei vari documenti, quindi ridurre per quanto possibile tutto quello che è il cartaceo. Il problema principale che ancora la logistica soffre è la misurazione effettivamente di come impatta sulla sostenibilità. Sicuramente sulla sostenibilità energetica ha avuto un'evoluzione. Vi è adesso il modo più o meno di calcolare o di simulare quelle che sono le emissioni di CO2, ma poi non esiste realmente un modo ancora per limitare queste emissioni. Sulla parte di invece sostenibilità sociale siamo ancora distanti, sicuramente, perché non vi sono ancora metodi di valutazione dei fornitori. Si prova ovviamente di constatare quali sono i contratti in essere, di evitare lavoro in nero ovviamente o lavoro sottopagato e sfruttato, ma c'è ancora tanto altro da poter fare, siamo all'inizio.